Sì, ben trovato in questa ennesima rovente serata, perché da Formula Italian Team, buonasera, parti Raffaele Lelli per voi Rossi, la voce di questa serata, ma decisamente supportata e sopportata dalla regia di Simone Facchiolla, Slam, buonasera Simo. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Dunque, buonasera a tutta quanta la chat, i ragazzi che tra pochissimo, un po' alla volta, cominceranno a collegarsi, come di consueto, al solito, anche perché stiamo anche tirando le somme, mi raccomando. Ecco, io ad esempio condivido il mio mesiversario che me ne ero dimenticato, addirittura 29 mesi, abbiamo esagerato decisamente, scriviamo un dottor Badolato, parlaci della master a caso, e via, così rimarrà Esatto. scritto per sempre. Dicevamo, insomma, si torna su Rocket League. Gli amici del Carcalcio ne saranno di nuovo felici. Buonasera, Ricky Bizzo, Riccardo. Buonasera quindi a tutti i ragazzi che si stanno un po' la volta che mi sto collegando. Torniamo quindi con Rocket League Summer League, Rocket Summer League per la precisione. Come di consueto, aperta a qualunque piattaforma, chiunque sia registrato o meno sul sito. L'importante è, ecco, essenzialmente che si fornisca l'ID e che, insomma, si trovi in modo di iscriversi al campionato. Tutto ciò è stato già fatto, poiché sono 10 squadre, se non ho errato. No, sono 6 squadre, Sei, sei, pardon. sì, purtroppo sei. 6 No. per 10 giornate, mettiamola Sì. sotto 10 incontri alla volta, visto che avremo 5 partite d'andata e 5 di ritorno. Uno sguardo ai team, poiché abbiamo i Severus Piton con Marco Luconi, Bitmark 17, Paolo 2553. È bello rivedere Paolo Paradiso che in quest'annata non si è dedicato alle quattro ruote su Fit, ma si è spostato, ha migrato un po' su altri lidi, altri forum, altre community, anche su GT Sport, ha ben figurato anche su GT7, quindi felice di vedere il buon Paolo. Il Birra Real con l'Ele The Rock, nome, ecco, io gli ultimi mesi sono stato un po' assente, quindi non so se ci sono stati nuovi innesti sul forum, però abbiamo l'Ele The Rock insieme a Poz Luca, immagino anche amici tra di loro i due ragazzi, con Poz Luca, insomma, lo conosciamo bene, Luca Pozzi, campione della Prime del 2020. I Baby Dones non mancano mai, sono sempre pronti ad organizzare ed a scendere in pista campo il buon Lorenzo Tamori ed Ernesto Coppola, Lopez 88 e Mister X 1122. Ritroviamo il team trombetta con il sempre verde Jammax ed M240399, è un codice fiscale, ma lo accettiamo lo stesso, lo scopriremo, ecco, in qualche intervista contiamo di scoprire magari qualche dettaglio in più su questo ragazzo. I Tussi Nalota, insomma, i nomi dei team che un po' alla volta dovremmo cominciare anche a fare le magliette, perché sono nomi che ritornano con Giuseppe Federico. Questo non l'abbiamo scoperto in Pro, e Magico Sonny, che non era un nome nuovo all'interno in generale delle community di Formula 1. Quest'anno eSport ha un po' in maniera altalenante, ma comunque è riuscito ad integrarsi. Ed infine i Pax Zo Team, che con il cui presente stem va a fare coppia con il sempre più profondo Sì. nella voce, non me lo ricordavo. Christian, appena arriva tredicenne, Grigonen 07, è un attimo che ti volti, che tra un po' alla patente. Allora, ti posso anche co correggere, si dice Paxo Team, non Paxo, Pax. Paxo, Ah, ok. Paxo, così almeno siamo a posto. Diciamo che Krikkonen è stato quello che mi ha cioè, detto, lo fai il torneo? Sì, lo facciamo. Come lo chiamiamo il team? Boh, non lo so, vediamo. Allora ho detto, vabbè, chiamiamo così e via, chi se ne frega. I primini, dai, i Esatto, primers. sì. Molto bene. Quindi, come diciamo, questa è oggettivamente la prima giornata, visto che queste giornate si disputeranno tutte alla domenica e accompagneranno i ragazzi fino al termine di luglio, essenzialmente, per poi credo andare in pausa con tutto ad agosto, appena agosto, credo che ce lo potessimo prendere di tra virgolette pausa almeno dalle live, visto che insomma già il buon Mark e Andre stanno rimettendo insieme lo store, che insomma su Motefi c'era stata qualche difficoltà, si sta ovviamente già stilando i regolamenti dei prossimi campionati. Nell'ombra il buon Lopez chi procede ad aggiornare, visto che insomma Codemaster, i ragazzacci ogni gioco vanno a cambiare insomma il linguaggio che si interpone tra l'app ed il gioco effettivamente, quindi il buon Lopez che deve sempre lavorare ad aggiornare nell'ombra. Vedo, non so se i ragazzi ci sono, scrivo al volo in chat perché Sì, penso che possiamo penso di sì. cominciare. Diciamo che ci sono stati, diciamo, hanno detto pausa, bisogno, quindi adesso, Ah, probabilmente, ma tipo 2 o 3 minuti fa, adesso dateci voi il via, ci
Ci siamo per quanto riguarda la squadra di Lopensky e Mister X, poi bisogna vedere anche gli altri se ci saranno, però noi siamo qui e aspettiamo con intrepidazione. Ok, quando vuole. No, sei te che scrivi. Mannaggia. Vabbè. Uno schiambetto. Ok, adesso dicono via. Ok, penso proprio che ci siamo, quindi se non erro sono 5 partite per. Dovrebbero essere, credo, allora in caso di... Sì, dovrebbe essere 3 round, no, 5 round, quindi chi Credo siano vince 3. meglio delle tecniche. Se non vado errato, vado a consultare al volo il regolamento, disponibile a tutti, quindi non invento cose. Una musichetta di intervallo, qualcosa tipo ascensore. Sì, io adesso sto facendo un casino, ok. LL2 devo schiacciare, ok, perfetto. Ok, 5 round. Da giocatori tutti, quindi sì, ok. Ok, si Ah, sì, ok, parte. round, okay, 5 round da giocare tutti, E va si bene, ok. parte. Quindi la prima partita questa sera ce la commentiamo noi, vediamo un attimo come va. Vedremo, sarà una sorpresa anche per me, eventualmente andare a commentare qualche ragazzo nuovo, perché abbiamo i debitoni, essere contro il team trombetta, quindi no, nessun nuovo volto da andare a commentare. Il team trombetta, come già detto in presenza con Jammax ed M240399, ricordo questo nickname, ma era probabilmente qualche torneo precedente, ed ovviamente i buon sempreverdi Devidone secondo Mister X e Loveschi. Allora si comincia con questo primo round di 5, come di consueto 5 minuti da dover disputare. Subito Mister X all'attacco e subito un tiro indirizzato almeno nella porta, ma è riuscito nella parata senza troppe difficoltà Jammax, ed anche all'eventuale ripartenza mette giù la palla al buon Lorenzo Tamorri. Loveschi ma spinge sulla fascia M24, la palla cade proprio da in Mamma. mezzo all'aria e non riescono entrambi, vanno a vuoto sia Loveschi che Mister X. Poi sul tiro di Jammax, l'ottima parata di Lorenzo Tamorri, spinge sulla fascia Mister X e tenta il volo, si stacca dalla parete ma non va, e allora libera Jammax per la ripartenza dei ragazzi in arancio. Ad inventarsi qualcosa qui Lopesi, ma viene ben contrastato subito. Partita, diciamo, a volto aperto. Non si studiano i due team, ma subito all'attacco. Attenzione a questa uscita non felice di Embe, ma il tiro era lento, è stato lento da parte di Mister X. E poi un volo, un Mamma mia. acrobata. Mamma mia. Riesce a togliere questo pallone ad Embe, che insomma un po' di confusione in questo momento. Va in anticipo Mister X su Jammax, che non era ben Ehi. posizionato. Anche un'esplosione a cercare di creare Qualcosa, qualcosa di differente. sì. Palla che poi arriva Mamma mia. Come tra sta? le ruote di Lopez, che ma nulla di fatto. Mister X in anticipo, bello in volo nei confronti di M24, ma ancora una volta nulla da fare. Un po' di confusione in questa fase dopo l'esplosione di Jammax, ma si sono subito riorganizzati i ragazzi del team trombetta. Bello questo dribbling da parte di Jammax, continua a toccare il pallone, va a vuoto Mister Loveschi, non riesce a prendere lo specchio della porta. Era un'occasione ghiottissima per i ragazzi del team trombetta, ma nulla di fatto. Partita molto Loveschi buono, combattuta, eh? sì, subito un po' di ogni tanto qualche fase confusionaria, ma normale soprattutto in queste partite 2v2. E qui si sbottonano anche i ragazzi del trombetta proprio nei confronti di Mister X, che in precedenza aveva fatto esplodere Jammax. Arriva la vendetta da parte di M. Mister X, buono questo anticipo nei confronti di M24, si lancia No, automaticamente peccato verso la Lopez. porta, non riesce, no? Va a volo anche Lopeschi, Jammax da solo a porta vuota, No, una peccato. posizione difficile, sì. Sfortunato, diciamo, del primo tocco. Non si è ben posizionato, allora in qualche modo il pallone che lentamente si stava arrotolando contro il palo. Jammax che si lancia, prova a creare un po' di confusione, ma buona la lettura dei debitones con Bello, Lopeschi. bello. Mamma mia. Buona guardia di Jammax, si guadagna una parata, qualche punticino. Lopeschi, insomma, saltano gli schemi e portava anche confusione, perché probabilmente Jammax non si aspettava questa mossa da parte di Lopeschi, che è andato ad esplodere. A me subito il tiro da parte di Mister X non inquadra lo specchio della porta, però no, tira qualche sospiro di sollievo Qualcosa Jammax, siete. che sta molto nei pali.
rispetto a Lehmann, che invece punta più all'attacco, almeno per il momento. In questi, in realtà, già 4 minuti a volare, sono volati questi primi minuti. Sì, è vero. È vero, nessuna delle due squadre è ancora riuscita a segnare. Mamma mia, cosa ha preso! Tiro di Mr. X, ma grande parata di Lehmann. E poi qui rimbalzo, doppio palo. Una palla che rimane lì sulla linea. Alla fine entra, gol da parte di Lehmann, che ha dovuto anticipare da centrocampo qui su Lopez. Che... un doppio palo che lentamente alla fine ha portato la palla in rete. Con Mr. X comunque era in una posizione scomoda. Sarebbe stato uno scandalo che tipo non sarebbe entrata, perché poi me l'ha lisciata al finale. Però comunque è importante entrata. E dopo una chiara occasione da gol da parte dei Bidones. Quindi insomma, subito ribaltamento di fronte. Anche qui era stato il tentativo del tiro da parte di Mr. X, non è andato a buon fine. Già Max che aveva inquadrato bene la porta, ma la palla troppo corta non gli ha permesso di trovare il raddoppio. Proprio già Max a spingersi leggermente in avanti. Forse c'è stato uno switch in questi ultimi minuti. E ragazzi, il team trombetta, attenzione a questa indecisione. Con alla fine Mr. X che ha cercato il tiro, è Lopez che sulla ribattuta. Me lo ero perso anch'io perché era da poco andato al tiro. È stato... sì, sembrava tornare indietro, ma... e noi abbiamo switchato su di lui, ma nel mentre che abbiamo switchato lui aveva già tirato. Quindi adesso stiamo rivedendo il replay. Ho visto adesso come ha colpito la palla. Allora 1-1, vige l'equilibrio in questo primo round davvero combattutissimo. Come già detto in presenza, faccia di lotta qui tra le due golfine, diciamo, tra sì. Lopeski e Jamax. Poi arriva l'octane di Mr. X a mettere una buona palla in mezzo, ma Lopeski era a caccia di turbo. Occhio. Qui è buono il drive della parte Mr. X che mette una palla in mezzo. Che contrasto tra Jamax e Lopeski. Ho visto e sono ripartenti di Bidones. 30 secondi alla fine, attenzione, momenti importanti. Buona la palla in mezzo con Mr. X contrato da Jamax. Ora subito a rientrare tra i pali con Lopeski sul volo da parte di Jamax. Inquadra bene sul palo, la palla va a terminare. Esplosione, attenzione, perché gli ultimi 20 secondi importanti, ci si può subito prendere un punto che chi lo sa se potrà essere fondamentale al termine di questa stagione. Credo si vada ai supplementari, che sì, si va ai supplementari. No, no, si va ai supplementari. Attenzione! È la pesca! Si va ai supplementari. E siamo alla prima partita, Raffaele, quindi su 5. Sarà lui. Lunga, questa sarà una lunga estate di bevete. Buonasera comunque Giovi, Paolo, buonasera Giovi, Paolo, questo è lo scontro diretto per lo scudetto, già ci sono... No, poi vedremo se qualcuno riceverà una penalità di 10 punti a caso, lo vedremo. Comunque, già 20 secondi di questo tempo supplementare con i Debidones che hanno provato ad affacciarsi nella metà campo del team trombetta, mette giù la palla M, la alza a scavalcare Mr. X e poi arriva Lopeski. Attenzione perché c'è stata una spintonata tra Jamax e Mr. X. Alla fine Jamax era stato lanciato via da M sul pallone, ma lanciato pur di evitare il tiro da parte di Mr. X. Una fase un po' confusionaria con Mr. X era andato a sportellare Jamax, che era invece fermo tra i pali. Attenzione al tiro dalla distanza. Tre quarti, la palla che termina appena fuori dall'area piccola, un M che non inquadra, buona... diciamo l'acrobazia scenografica, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Volo, sfida, non esattamente tra M e Mr. X. M che fa fuori entrambi i giocatori, ma ancora una volta non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ancora una volta sì, a Mr. X. Splendida azione in questa sua seconda parte, perché si è alzato benissimo la palla e poi una sorta di rovesciata, una simil capriola lì dietro. È riuscita ad anticipare l'occhio. Diciamo che la prima partita, Raffaele, è stata veramente combattuta, perché cioè, abbiamo visto solo pochi gol, però ci abbiamo messo una vita per vederne uno, perciò sono veramente molto curioso di vedere come finirà questa partita, cioè questo match. Diciamo regnato l'equilibrio, l'eventuale fase di studio, anche dai dati che vediamo, insomma i tiri effettivi nello specchio della porta sono stati pochini, mettiamo sotto questo punto di vista, eccetto Mr. X che ci ha provato in qualunque modo, per carità, c'è solo un valore di differenza tra Mr. X e Lopeski, ma Mr. X è sembrato quello più pronto, non soltanto nella fase di impostazione o difensiva, è sembrato invece Lopeski cercare di
lasciare che fosse, non diciamo il caso, però la strategia, ecco, dei ragazzi dei Debitones mi è sembrato basarsi sull'impostazione dell'azione da parte di Mr. X. Vedremo se sarà lo stesso in questo secondo round. Primo punto quindi in campionato e va subito ai ragazzi del team Trombetta. Qui provano subito ad attaccare nella metà in blu, mette giù la palla Lopez che prova diretto il tiro in porta, la parata da parte di M240399 che viene poi anticipato da Mr. X mentre che tentava di ripartire Mr. X e poi si completamente dimentica, tra virgolette, dimenticarsi del pallone perché era andato dritto su Jamax. Buona la palla messa in mezzo da parte di M, ma Jamax non riesce ad arrivare, attenzione perché potrebbero essere sbilanciati ragazzi il Trombetta con Lopez che cerca una sponda sulla parete, ma porta vuota, Jamax che non riesce a trovare lo specchio della porta, ci è andato molto vicino. Contrasto qui tra Lopez e M24, poi Lopez e Mr. X che si vanno un po' a spintonare nella loro metà campo. C'è tempo per organizzare le idee, mettere giù la palla, la pressione di M sull'incertezza da parte di Lopez, che forse quando c'è così tanto tempo occhio, perché Mr. X fa una grandissima giocata, grandissima giocata da parte di Ernesto Coppola, signori. Bel volo da parte di Mr. X che si alza da solo il pallone staccandosi alla parete, poi con un tocco sotto va a scavalcare Jamax. Gol del vantaggio in questo secondo round per i ragazzi dei Debitones. Oh, in realtà sarebbe The Beat Ones, però va bene, credo che il gioco di parole sia Debitoni, cioè, glielo domanderei, credo di sì, poi vabbè, mi complico da solo la vita, glielo domanderei. Subito all'attacco ovviamente ragazzi a Team Trombetta per cercare la parità, fermati da Lopez che poi va anche a bisticciare con il buon Jamax e che va in anticipo su Mr. X, però bravo Ernesto a recuperare, sembrava una situazione difficile con questi palloni a campanile. Bello! Il tocco proprio di Jamax sul, sì, per il gol di M, sì, palloni così alti che insomma con le temperature così elevate si fa fatica a leggere la loro parabola discendente, e ottima la vettura in questo caso da parte di M. Mr. X forse anche un po' in deficit di turbo, è rimasto un po' sul posto, e allora di nuovo situazione di parità così come nel round precedente. Questa volta erano stati i ragazzi dei Debit Ones ad andare in vantaggio, ma il Trombetta riagguanta l'1-1. Occhio, perché ancora porta vuota dall'altra parte. Ehi, Mr. X fa un miracolo. No! Si meritava la parata, almeno il punteggio, non è uscito nemmeno la grafichetta. Pensavo neanche che entrasse la palla. Non pensavo neanche che entrasse la palla. Cioè, io ero talmente concentrato sul fatto che la palla sarebbe presa, fosse stata presa facilmente da Lopensky. Invece, poco zero. E invece ancora una volta il tiro di M dalla fascia, Lopez che probabilmente era attaccato alla parete, forse in quella fase ci si riesce a distregare nel migliore dei modi, soprattutto quando si tratta poi di fare il doppio salto, però perdonare Lopez che, sì, che si infila sotto alle due. Mi ha sentito, mi ha sentito secondo me. Tocco proprio a passare tra virgolette sotto le gambe dei due ragazzi del team Trombetta. E quindi di nuovo pareggio 2-2. Si vedrà anche la differenza reti, sarà importante ovviamente in una situazione di totale parità al termine della stagione. Subito di nuovo in avanti il Trombetta con M che non riesce a trovare Jamax, è stato un po' a vuoto in quel frangente. Si sfidano Mr. X ed M24 con Lopez che va a caccia di busta e lascia un po' da solo in questa impostazione dell'azione Ernesto Coppola. Forse si aspettava magari un'apertura sulla fascia, ma c'è stata insomma quella situazione di qui proprio tra Mr. X ed M24. Va a liberare questa volta Lopez, che pallone che però non fa tanta strada in avanti, si ferma. Oh, porta a porta, se non la prende è finita! Eccoli! Una fase particolare, perché la spazzata sembrava da parte, sì, di Mr. X. Sì, sì, è diventato un tiro tra... Ah, non pensavo già Max e Lopez si stessero bisticciando, invece semplicemente... No, no. Cercavano turbo magari, quindi sono rimasti a secco. Forse sono stati presi anche, cioè Jamax forse dal rimbalzo. Magari non si aspettava il tiro da quel lato, anche perché è molto inclinato anche la vettura del buon Mr. X. È bella questa palla in mezzo da parte di M, leggermente lunga per Jamax,
che viene poi anticipato da Mr. X e mette un pallone in mezzo a Lopez, che la spara alta, purtroppo acrobatico il tiro, ma non efficace. Ora Mr. X per un momento, diciamo, si è visto, questa va dentro, arriva Mr. X che lontano. È andato troppo largo, sì, largo, a cercare del boost a quello lì che si è aperto, Lopez, sì, che è arrivato in ritardo. Ottimo il tiro da parte di Jamax, certo non invidiabile, se fosse stato un portiere non sarebbe stata una grande difficoltà per lui pararlo, ma bravo soprattutto nell'evitare Mr. X, che stava cercando di andarlo ad esplodere nell'azione precedente. Quindi si torna di nuovo sulla situazione di pareggio, subito una palla buona messa in mezzo da parte di Mr. X, e Lopez che era un po' defilato, non sempre perfetti, diciamo, nel coordinarsi nelle azioni i ragazzi di Debitua. Un passaggio perché è rischioso, infatti, ecco, lo sapevo. Non so se hanno la live aperta, nel caso la smetto, perché non sono ben coordinati in alcuni punti. Non vorrei che di noi Raffaele che stai a dire è successo questo, mi stai arrabbiando. Che dubbio, ciao Lore, ciao Ernesto. Dopo volevo bene tutte e due. E allora si torna, non si torna, no, in una situazione di equilibrio, perché si va in vantaggio. Credo sia la prima volta in questo secondo round che si va al vantaggio per i ragazzi del team Trombetta, un round che adesso sta andando davvero per le lunghe, perché in presenza 4 minuti erano trascorsi subito, arriva adesso invece il messaggio dell'ultimo minuto rimanente, gli ultimi 60 secondi per giocarsi questo round. Bellissima la palla messa in mezzo da Lopez, che era completamente spalle. Urca, Mr. X, che volo! Aspetta che non è finita, perché la palla ancora con la bella. Grande spazzato in caso. Okay. Attenzione, perché non ci sono i ragazzi del team Trombetta. Adesso sì, però adesso sì, hanno preso tempo, bravissimi. Adesso ripartono in contropiede, la porta è mezza vuota, se lo salta, ecco la palla in mezzo, Lopeschi, bravo. Sono gli ultimi 20 secondi per i David Ones per cercare il vantaggio. L'anticipo. Un palo. Attenzione, perché c'è la situazione di vantaggio numerico con Mr. X che prova ad andare sul tiro nei confronti di Jamax M, che lo travolge, riesce bene a liberare 10 secondi alla fine con questa palla che è complicata, infatti da mettere in mezzo per Lopez, che spazza via Jamax, la contrasto, ma è da solo Mr. X, è difficile anche indirizzare il pallone di nuovo in avanti, ma si è agganciato lì sulla parete, tocca a terra, e allora va a terminare così questo secondo round 2-0, quindi, per i ragazzi del team Trombetta nei confronti dei David Ones. No, per capita. Sì, peccato, perché se la stavano giocando anche. Purtroppo per un errore hanno probabilmente perso la concentrazione e si sono presi lo svantaggio. Però comunque c'è ancora un'altra partita. Il problema è che se vincono anche questa partita dovrebbero aver vinto il turno di andata. È molto probabile, sì. Una volta, se sono 5 round bastano, ma tra virgolette bastano, poi come ce ne vuole per conquistarle 3 vittorie. Sì, poi non so se dovrebbero vedere aiuta, poi non so se dovremmo vedere sul 5 partite le giocano tutte 5 oppure 3, ma non lo so, vediamo. Credo le giochino tutte e 5, perché se le giocano, diciamo, come 5. Format sarebbe meglio, sì sì, in un campionato che va a punti, e credo che i punti siano presi non 3 punti, diciamo, della vittoria, ma i 3 punti dei 3 round vinti, e quindi eventualmente 2 punti ai ragazzi del team Trombetta in più non faranno certamente dispiacere. Si gioca già da una ventina di secondi questo terzo round tra il team Trombetta con Jamax ed M e i David Ones, che si trova in svantaggio, invece no, perché è la palla che va a colpire il palo, e poi Lopez, che bella la lettura nei confronti di Jamax, che cercava di scavalcarlo. Vediamo se Lopez prosegue nella sua azione, una palla non invidiabile in mezzo, Mr. X purtroppo vola a vuoto, che fa una buona lettura, poi Jamax che si autolancia, pallone che rimane lì, è la sua, l'occasione di metterla in rete, perché è un contrasto fortunato sotto questo punto di vista con Jamax, sì, che l'ha portata in avanti proprio precisa, poi Lorenzo si è trovato davanti la porta, cioè doveva soltanto spingerla, infatti un bacino la palla gli ha dato. E allora, come il precedente round, si apre con il vantaggio dei ragazzi dei Devil Ones, questa volta va il gol Lorenzo Tamorri, e subito si autolancia sulla fascia, attenzione che era uscito a prendere il boost,
fosse riuscito ad incontrare la porta, sarebbe stata una grande occasione. A me al volo mi che poi non riesce, la palla che rimane lì sul palo alla fine Lopez. Io l'ha fregato. Situazione, un'azione nata tutto dal volo di Mister X e poi fa esplodere il buon M24. Cominciano a saltare un po' gli altarini. Non capisco neanche il senso, perché la palla era entrata e Lopez che ha toccato la palla dopo che il pallone è entrato. Però comunque vabbè, occhio perché ci riprova. Buona lettura di Jammax sul doppio vantaggio dei Debbie Ones con la doppietta di Lorenzo D'Amore, che si è rubato qualche punticino al buon Ernesto Coppi, magari alla sfida da fare, segna gol. Attenzione con Mr. X che bicicletta per lui. Occhio Jammax, tiro questo pallone. Ottima lettura da parte di Mr. X sul tiro di Jammax. Poi contrasto proprio tra Jammax e Lopez. Lopeschi che non va ancora, Mister X, ottima lettura per il momento in questo terzo round, sempre ben posizionato per il momento, poi si spinge anche in avanti, bella la palla messa in mezzo con Lopeschi che non arriva, forse attendeva magari l'uscita di M e poi questo tocco in volo addirittura precipita, meteor jump per Lopeschi in questa occasione, il tiro da parte di M è sempre preciso questa volta, Mister X. Stanno magari oliando le prime due partite, era la prima cheat di riscaldamento dopo due ore magari di gioco, e quindi i meccanismi si stanno oliando, stanno prendendo la mano Mr. X e Lopez, e questo secondo round sta decisamente filando meglio anche sotto il punto di vista difensivo, non invidiabili diciamo i ragazzi del team Trombetta finora nelle gestioni che sono intervenuti. Che stavano andando entrambi sullo stesso turno, sia la musica che Mr. X, quello in alto a sinistra. Non si sono capiti secondo me, perché probabilmente uno pensava che arrivasse sulla palla e quindi secondo me è quello che è successo. E allora accorciano i ragazzi del team Trombetta, e allora è nuovo face to face tra Mr. X e Jammax questa volta, con Lopez che si prova ad amministrare il pallone, non molta calma diciamo in questa azione, si spinge subito in avanti, contrasta con la parete, attenzione all'uscita da parte di Jammax a fermare Lopez che si stava lanciando verso la propria verso la porta in arancio, non riesce nemmeno ad impattare con il pallone, allora di nuovo in blu ad organizzare l'azione, fermati da Jammax al vuoto in questo frangente, no, non va. Mister X sembrava voler colpire subito il pallone perché non erano ben posizionati i ragazzi in trombetta, invece ha preferito prendere tempo, subito la palla messa verso la porta, il palo di sinistra, e con l'occasione salutiamo Paolo, ogni volta io tra Paolo e palo. Vabbè, attenzione a questo tiro. Che tiro da parte di M. Acrobazia. Però poco efficace. Occhio perché la porta, se Mr. X non la prende, mamma mia, attenzione per la porta vuota. Però. No, già ammazzo. Due pari. Questi palloni a campanile mettono sempre in difficoltà, almeno in questi round hanno messo in difficoltà ragazzi dei mid ones. Ma l'errore secondo me lo fa Lorenzo, perché secondo me non si è fidato di Mr. X. Mr. X aveva preso la palla e l'Olpens che è volato in alto senza motivo, doveva stare giù e poteva evitare così il gol. Attenzione perché quasi riparte. Allora di nuovo 2-2 nel precedente round, chi prova a fuggire subito sul tiro di Lopez, Mr. X aveva puntato il portiere, sì, e quindi c'è attenzione vabbè. Allora un minuto al termine di questo terzo round, attenzione sull'uscita di Jammax, la traversa, la parata, ma è più un buttare purtroppo la palla in rete da parte di M, non so se sarebbe entrata magari poi atterrando, no sarebbe uscita. Lui praticamente lui è saltato per cercare di prendere la palla, però purtroppo è arrivato troppo tardi e il rimpallo ha favorito il blu. Sfortunato allora sotto questo punto di vista M, che ci aveva provato in qualche modo. Mr. X prova a mettere confusione volando insieme al pallone, ma ancora una volta ottima lettura da parte di M240399, che poi viene fermato da Mr. X con un pallone che perde, è difficile da leggere da parte di Jammax, questi palloni a campanile stanno veramente mietendo vittime. Che botta poi tra l'altro, mamma mia, è la seconda di Mr. X che tira da lontano.
Allora, tornano nel doppio vantaggio Lopez e Mr. X. Vediamo se riusciranno quindi a portarsi a casa questo primo punto della stagione, in realtà, non solo di questo primo round, di questa prima partita. Questa prima giornata, più corretto. Mamma mia, ancora. Intanto il tiro Mr. X, ma facile per M24 fermare la corsa del pallone. Allora ministra Jambax che alza subito il pallone, attenzione perché cade proprio nell'area piccola. Contropiede, contropiede e gol 5-2. E sul countdown arriva il triplo vantaggio addirittura per i David Want, che insomma sono felici di un risultato che convince, soprattutto fatta eccezione per alcune fasi un po' confusionarie sul coordinarsi, soprattutto con i palloni alti, hanno dimostrato in questo terzo round una migliore infrastruttura nell'impostazione delle azioni. Qui Mr. X addirittura sembrava poter trovare addirittura il 6-2, ma nulla da fare. Termina così questo terzo round sul 2-1 di vantaggio per i ragazzi del team Trombetta, primo punto del campionato quindi anche per i David Ones. Buona partita. Io adesso devo avvisare un attimo Cree con il detto pronto Cree, preparati perché qua non sono affatto, cioè son difficili da battere, sappilo. Non è sereno, non ragazzi. È semplice. Non è semplice. La prima giornata si sta vedendo sfidarsi i David Ones di Paxo Team, dovrà vederle sfidare. Oh, mamma mia, allora andiamo a rinforzare. Dobbiamo andare a partita più tardi o... No, 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 ci dobbiamo fermare anche perché purtroppo io devo andare a dormire. Quello. Ah, ok, purtroppo, beh, sei onesto. Purtroppo siamo in un orario un po'... Se fosse stato qualche ora prima avrei detto vieni, facciamo la partita e vediamo come va. Però purtroppo dobbiamo allenarci ancora, non siamo ancora pronti ancora. No, ma io per primo lo stavo per dire, beh, abbiamo iniziato ora la live, dai, è presto, no, sono le 11.40, un po' di difficoltà tecnica. Cominciamo questo quarto e penultimo round della sfida tra i David Ones e i ragazzi del Team Trombetta. Subito di nuovo ho messo le cose in chiaro, Mr. X andando a sportellare un po', Jambax si trovava tra i pali, va ad amministrare l'azione, M24 contrasto con Lopez che 88. Si trova un po' ribaltato al centro del campo, il volo da parte di Jambax estetico, ma non trova lo specchio della porta. Anche lui da tutt'altra parte, però il pallone cade proprio al centro della parte di M, che si fa anche l'assist da solo. Gli viene accreditato anche del gol aereo. È uno splendido tiro amministrato bene, soprattutto gestito il turbo in volo e poi indirizzato nel migliore dei modi verso lo specchio della porta. Allora subito vantaggio per i ragazzi del Team Trombetta, ancora una volta M a portare in avanti il team in arancio. Jambax è bravo nella lettura in porta, tutto sommato è stata un'azione nata effettivamente proprio dalla lettura tra i pali da parte di Jambax. Certo, non aveva trovato poi lo specchio della porta in blu, però poi l'evoluzione dell'azione ha portato il vantaggio per i ragazzi del Team Trombetta. Mr. X qui dopo una fase confusionaria tra Lopez e M24 cerca il tiro, ma nulla da fare, Jambax va a scavalcare, invece no, bravo Lopeschi nel riprendersi, non era facile come posizionamento. E qui fa una brutta fine, ma Jambax fa un'ottima lettura in aiuto del suo compagno dopo che era stato esploso. Lopeschi, il tocco difficile per Jambax che era mal posizionato, si era agganciato al palo. Grande doppio tocco sia da parte di Lopeschi in questa azione nel spiccare il volo. Qui Jambax forse poteva fare qualcosina in anticipo, però era difficile staccarsi dal palo e prendere poi la giusta direzione, e poi era tutto sommato riuscito a liberare, ma Mr. X è arrivato di gran foga e quindi di nuovo situazione di parità. Signore, non ottimo questa palla, questo passaggio di Jambax a cercare l'aiuto di M24. Riescono comunque a gestire l'azione, poi M va a scavalcare con la complicità della parete di sinistra, va a scavalcare Mr. X, la palla che va proprio in mezzo, questo contrasto
Pallone che termina appena fuori dall'area piccola in blu, Jamax al tiro riesce ad anticipare Lopez, che allora di nuovo vantaggio per il team Trombetta. Ottima questa fase di dribbling da parte di M e poi diciamo fortuito del giusto rimpallo, ma comunque attento, Jamax si è fatto trovare pronto per concludere il pallone in rete. Campanile, campanaccio in avanti, Mister X che è andato a far esplodere M, Lopez che tocco sotto tutt'altro che invidiabile e pallone che piano piano termina in porta. Abbiamo visto troppo fare una brutta fine M e Mister X qui si libra in aria felice con un po' di sangue sullo specchietto, sangue no, un po' di petrolio. Petrolio, oppure su un'altra. C'è la lore di Rocket League, c'è della lore. Nuova situazione di parità con 3 minuti al termine di questo quarto e penultimo round. Situazione un po' confusionaria lì tra M e Jamax, però riescono a liberare Mister X in anticipo. Lopez che non riesce a posizionarsi bene sotto questo punto di vista per andare subito al tiro. Prova a liberare M, poi il contrasto con Mister X, di nuovo Jamax che si fa trovare pronto tra i pali per andare proprio a parare questo tiro a parte di Lopez, che poi la ripartenza parte di M24 con Mister X che manda di nuovo il pallone in avanti. Jamax ferma l'azione di Mister X. Bello! Il dribbling da parte di M24 ancora una volta è lui a prendere i punti del gol. Ah, ottima lettura qui da parte di Jamax nel fermare il contrasto da parte di Mister X, di Lopez che non è riuscito a decidere diciamo cosa fare, se lanciarsi alla disperata in confronto di Jamma di M oppure aspettare magari un'evoluzione dell'azione. Mette giù il pallone Mister X, amministra Lopez che diciamo, piazza sul tettuccio della vettura il tiro, poi da parte di Mister X parato da parte di Jamma, che è decisamente più attivo in nel corso dei round. Se nel primo abbiamo visto un po' con le radici in porta, poi si è sbottonato e in questo round è decisamente più vivace, non è che è riuscito a trovare anche la gioia del gol. Uno Peschi quello dietro, occhio a porta vuota, 4-3, errore tutt'altro che preciso in questo tocco, che magari sarebbe stato meglio cercare di nuovo la complicità di Mister X, un passaggio di nuovo sulla fascia laterale, ma diciamo che lì dietro è stata la situazione peggiore, forse si è fatto trovare troppo in avanti a questo punto sul pallone messo in mezzo da parte di Mister X. 4-2, ma 1 minuto e 30 ancora da giocarsi, attenzione perché è facile ritrovare vitalità. Mamma mia, attenzione perché così facendo comunque vincerebbero la partita. 4-2, occhio perché Lopeschi fa un qualcosa sotto coppa cercare di far cadere la palla la campanile con Lopeschi che anticipa M, attenzione ancora perché non sono ben posizione di Trombetta, ma va lì dietro Lopeschi, un po' rischioso, molto rischioso. Mamma mia, è l'ultimo minuto, ai porta vuota, peccato. Direi che bandiera bianca per questo quarto round, un punto in più che potrebbe essere fondamentale, vedremo tra fine mese, scopriremo se lo sarà, per i ragazzi del team Trombetta che mandano dei messaggi importanti al resto della compagnia. Immagino il team del buon Mark 17, Severus Python, beh no, in effetti è scritto all'inglese Python, non Python. Aia, perché adesso c'è anche buon, 6. Ai. Saltate gli schemi in casa Bid Ones. Io mi sto già scrivendo con Crico e ho detto cominciamo ad allenarci perché qua è difficile. E lui ovviamente mi ha risposto sì, ci dobbiamo allenare perché qua mi sa che è durissima. E tra tutti, almeno da quel che ricordo, certo, M è un ottimo giocatore da quel che ho visto finora. Sì, sì, sì. È un'ottima coppia, soprattutto con Jamax che sì, anche ha la maggior parte delle volte attento. Non un grande volatore. Anche se la terra tipo questi tocchi sotto. Bravissimi, sì, sono molto bravi, in due si intendono molto bene e fanno anche questi giochetti. Vedi, qua Mister X, mi sa che secondo me ormai è come si può dire, è andato già sotto la doccia, possiamo dire così, perché ormai
non c'è più triple per Gatti. Magari il prossimo, sì, portare a casa un punticino, visto che sappiamo che ne è rimasto ancora uno. Mamma mia, che controllo di Mantle, mamma mia, tieni l'incrocio, mamma mia. Sono veramente bravi a giocare sulla palla. Ehi, addirittura. Oh, se è stata una finta pure Lopeschi se ha sbagliato l'anticipo, vediamo. Mancata la lettura, sì, della traiettoria del pallone. Ovviamente con la testa già al prossimo round. Lopeschi, sì, sì, e Mr. X, più che meritato questo da parte di Jammax ed M240399. Occhio che poi anche la differenza reti, però insomma, potrebbe essere importante a fine stagione, quindi c'è da stare attenti e no, addirittura portare a casa un 10-2, insomma, la doppia cifra sempre pesante da mandare giù. Vittoria per il team Trombetta, che raggiunge 3 punti in questa prima giornata. Vedremo se riuscirà ad andare oltre, perché come detto c'è ancora un ultimo round da giocarsi. La vittoria per questa prima giornata, questo scontro di andata tra il team Trombetta e i David Ones, va come detto al team Trombetta di Pozlu, di Jammax, pardon, ed M24. Vabbè, forse noi del Pazzo Team potremmo affrontare uno dei due team domani, probabilmente, forse, se riusciremo bene, se no vedremo nei prossimi giorni. Da quel che vedo gli accoppiamenti, almeno insomma, la grafica iniziale, poi magari ci può stare che qualche team sia organizzato in maniera differente, semplicemente per comodità. Dovremmo avere il team Trombetta, dove avremmo dovuto avere il Severo Spyton contro il team Trombetta, ma come si sta sfidando con David Once. Subito un gol da parte di Mr. X, uno non fa in tempo a distrarsi a leggere le grafiche, che arriva il gol su questa palla che rimane lì al centro. Ci ha provato M dopo il contrasto con Lopeschi, anche Jammax, ma mal posizionato, quindi subito vantaggio per i ragazzi di Mimonza, che cercano di portare a casa un eventuale 3-2, cercare di avere almeno 2 punti più invece che solo uno in classifica. Dopo una giornata sarà, potrebbe essere importante. Mr. X si porta a casa una sforbiciata su una situazione non facile, questi palloni a campanile con la palla che ci ha provato Mr. X ad allontanarla. In queste situazioni di volo, sempre bene Mr. X, ma Lopeschi che non si fida mai di Ernesto, sì, per fare lui, cioè, sì, l'eventuale liscio, sì, cerca di coprire l'eventuale liscio di Mr. X, però non arriva mai. Però il problema è che si va a compromettere l'altro, quello è il problema. Sicuramente quella volta che arriverà l'errore da parte di Mr. X, Lopeschi non sarà lì. È il gioco, può capitare. E quindi di nuovo 1-1. Tra i David Ones ed il team Trombetta. Ottima giocata di Lopeschi, grandissimo, si è sbarazzato. No! Si è andato praticamente a mancare il colpo in porta, perché si era liberato sia di Jammax che di M in maniera fantastica, però purtroppo non è riuscito a concludere. Allora vediamo come evolve l'azione, con il volo di Lopeschi in diagonale a fermare la corsa di M, poi Jammax in avanti, arriva Mr. X che si alza il pallone sulla fascia laterale, cerca il dribbling nei confronti di Jammax, che però lo ferma bene e poi va a esplodere Lopez, che si sbottona e tira sulle maniche della camicia Jammax. Poi la palla messa in mezzo bene da parte di M, il volo di Jammax. Che bella azione che stavano facendo in questo caso i ragazzi del team Trombetta, un po' confusionare l'azione con il volo a vuoto da parte di M. Lopez che punta Jammax, ma non va, perché aveva anche la pressione dietro di M che stava cercando di rientrare. Si stacca dalla manetta di Mr. X per cercare di mettere la palla in mezzo, ma nulla da fare, mette bene giù Jammax, riparte benissimo. Bello Jammax, splendida azione in questo round da parte di Jammax, che tra il far esplodere Lopeschi nella precedente round, farsi trovare pronto e poi questa splendida ripartenza, dimostra un ottimo potenziale. Non è solo M a portare in avanti la bandiera dei ragazzi del team Trombetta, e quindi vantaggio proprio per il team in arancione con il gol da parte di Jammax. Non a reinventarsi i David Wanto con Mr. X, che prima punta al pallone, porta. C'è decisamente confusione in questa azione, ma è efficace. È una strategia. Che poi comunque Jammax è stato lui che ha mandato via M e ha lasciato porta libera a Mr. X.
è così come dicevamo in precedenza nelle letture da parte di Lopeschi a non fidarsi di Mr. X, possono capitare anche queste fasi con il portiere che purtroppo è andato a travolgere il proprio compagno con Jamax all'attacco dei confronti di M. Attenzione, perché attenzione Mr. X, che palla! E sì, Che paratore da parte di M, però attenzione che la porta è ancora vuota e rientrano. Bravissimo. Quindi può far nulla Mr. X, grandissimo volo da parte di M, e poi anche Jamax bravo a ritrovare del turbo e ad andare subito a contrastare Mr. X. Occhio, perché Mr. X può andare in porta, grandissimo intervento. Sì, ottima lettura da parte di M su questa situazione. Lopez che manda a vuoto non solo i due giocatori avversari ma anche il suo compagno di squadra. Lui prosegue in questa sua azione, un tocco sotto ma spintonato poi da Jamax, pallone in avanti, prosegue Jamax, viene fermato da Mr. X che poi cerca di mettere il pallone in mezzo, non ha da fare, attenzione ad M che viene fermato da Lopez che con l'aiuto della barriera poi di Mr. X riesce a rimandare in avanti il pallone che termina la metà in arancio. Jamax può amministrare, riesce a scartare Mr. X ma viene fermato. Passa il pallone, pallone in tutto pure. Ottimo auto assist da parte di Lopez che tenta il tiro, il pallone arriva a terra, rimbalza poco sopra l'incrocio di sinistra, a terra lì davanti alla porta con M che era andato a vuoto, e quindi 3-2, ancora una volta vantaggio per i David Ones che finora a meno del quarto round hanno ben figurato, si sono riusciti a difendere. Mamma, attenzione perché questa è una bellissima palla, peccato Lopensky ha fatto un gran salvataggio. Confusione che c'è. Cerca di trovare equilibrio M ma nulla da fare, non aggancia nemmeno il pallone Mr. X, il pallone al centro con Lopez che cerca il triangolo, ancora lui il favore della traiettoria ma nulla da fare con... E attenzione adesso contropiede e attenzione dentro Lopez che sarebbe entrata lo stesso con Jamax davvero sempre splendido in questa ripartenza. Possiamo dire che Lopensky è il protagonista di questa serata, perché cioè, adesso non voglio essere diciamo cattivo, però ha fatto gol, ha fatto anche assist agli avversari ed è l'unico che sta scrivendo anche sulla chat del gioco, quindi è un po' nel bene e nel male. Esatto, nel bene, esatto, però comunque mamma mia, ancora tiro dalla distanza, grande Mr. X. Sì, aggancia bene, poi sembrava venire puntato da M ma nulla da fare, M era tornato tra i pali e è andato a far esplodere poi il Mr. X di confronto di Jamax che comunque l'azione non si è voluta in un nulla di fatto. Ancora una volta Mr. X attento nelle letture su questi tiri, bello Mr. X qua. Meno di eventuali campanili, sempre bravo ed attento Mr. X alla lettura. Qui ha provato Lopez a ripartire e va a M a fermare l'azione in blu, quindi posso tornare ad impostare il team trombetta. Attenzione qui, poi M si stava affidando a Jamax per ripartire ma Jamax è stato travolto da Lopez. Oh mamma, peccato. Allora di nuovo in blu ad impostare, 10 secondi al termine di quest'ultimo round. Sul 3-3 si andrà a supplementare, quindi il primo e l'ultimo round a supplementare proprio supplementari. E si va invece purtroppo arriva l'autogol da parte di Jamax su questo pallone non facile da gestire, non era ben posizionato, e quindi a meno di un miracolo in questi ultimi due secondi questo quinto ed ultimo round va ai David Ones e quindi portano a casa due punti sul computo totale, sono tre invece quelli portati a casa dai ragazzi del team Trombetta, e quindi questo primo scontro, quest'andata, termina così con i ringraziamenti e l'onore, insomma le strette di mano, il quarto tempo a ringraziarsi tra di loro anche per la splendida sfida. Buon equilibrio, ogni tanto qualche errore su questi palloni che come stiamo vedendo a campanile non sono mai facili da leggere, però una bella partita in generale. Sì, assolutamente, ci siamo divertiti e abbiamo visto anche che sono due team veramente non facili da battere e soprattutto anche tra di loro
Sono veramente, secondo me sono anche più competitivi nel torneo. Adesso dico questa cosa, poi magari me ne posso anche sbagliare, però per il momento abbiamo visto due team che veramente non scherzano. Sarò curioso di vedere giocare Severo Spadon, perché mi sembra una coppia bella frizzante, ma avremo modo di scoprire tutti i ragazzi. Io credo che siamo in... non penso ci siano le interviste con i No, non ragazzi, credo, e non credo. quindi direi che possiamo andare a Nanna, riscatta tutte quante le sfide Simo, e direi che con questo ci possiamo salutare. Grazie a tutti i ragazzi per averci seguito. Io vi rimando ovviamente ai vari social con il tag Formula Italian Team, ma in particolar modo sul sito www.formulaitalianteam.com per avere tutte quante le novità, gli aggiornamenti, non solo per quanto riguarda Rocket League, ma quel che sarà con GT7, F1 23 con la Summer League, e insomma rimanere aggiornati. Da parte di Raffaelli, per voi Roche è tutto, grazie per averci seguito, grazie Simo per la regia e l'aiuto al commento di questa serata. Grazie a te, buonanotte. Come già detto, ci vediamo sui vari social e per tutto il resto sul sito. Di nuovo grazie a tutti e buonanotte! Ciao.